Pertosa, dopo 15 anni, non avrà più come sindaco Michele Caggiano. Questo è l'unico dato certo, in quanto il primo cittadino, dopo tre mandati, possibile nei paesi al di sotto dei 5.000 abitanti, non potrà più candidarsi alla guida del piccolo, ma importante e pesante, comune valdianese. Nei giorni scorsi, il vice sindaco Giuseppe Lupo ha presentato le dimissioni dalla giunta per motivi personali ed è tornato a ricoprire la carica Domenico Barba, che qualche anno fa aveva rinunciato per motivi lavorativi. Appare di assistere comunque alla volata di una gara di ciclismo. Sul lungo rettilineo verso le candidature come sindaco, i due giovani amministratori sembrano che si fronteggino alla pari con sorpassi reciproci. Quest'ultimo sarà decisivo come sorpasso a favore di Barba. Nelle volate il vincitore non lo decide solo la forza del ciclista in corsa, ma anche, e forse soprattutto, chi la tira la volata. E a Pertosa occorrerà comprendere cosa vorranno fare il sindaco uscente Michele Caggiano e il suo cognato, già sindaco e presidente della Fondazione Mida, Francesco Antonio Doriglia. E ovviamente, come succede anche in altre realtà, un peso potrebbero averlo anche squadre che arrivano da fuori paese. Il peso della poltrona da sindaco di Pertosa è importante soprattutto per la Grotta e di conseguenza per il ruolo in Fondazione Mida. In questa corsa a due poi si è inserito, negli ultimi giorni, una voce a sorpresa, un ciclista figlio d'arte, Gianluca Delauso, figlio del fu sindaco Michele. Il professionista vicino alla Fondazione Mida potrebbe essere la sorpresa di questa volata ciclistica amministrativa. Si vedrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Si voterà, ricordiamo, nella primavera del 2020.